Stai facendo il contrario di quello che dovresti fare, stai forzando l'interpretazione di ciò che hai scritto all'interno del punto di vista tematico. Te lo dimostro? Hai avuto l'idea per la tua storia, ti è piaciuta, poi hai pensato di dare un tema a questa tua storia, qualcosa che sia in linea con la protagonista o il protagonista. E quando pensi al fatal flow ce lo trovi, stai mentendo. Secondo la tua declinazione tematica, il protagonista dovrà imparare a essere altruista. Il fatal flaw è che il tuo personaggio è troppo egoista perché invece che difendere i suoi amici dai mostri si nasconde per preservare la propria incolumità. Giusto, no? No, quello è coraggio, non è altruismo. Per parlare d'altruismo dovremmo vedere qualcuno che non aiuta gli altri quando questo aiuto non gli costerebbe nulla. Un'altra. La protagonista deve imparare ad accettare i propri difetti. Fatal flaw, la ragazza è convinta di non valere nulla. Corretto? No! Questa ragazza ha bisogno di fiducia in se stessa, non di accettare i propri difetti, ma di dare valore ai propri pregi. Per una che deve accettare i propri difetti dovremmo mostrare una ragazza che mente e si nasconde perché certe cose proprio non le accetta, ma potrebbe benissimo essere una super self-confident per tutto il resto. Ancora una declinazione tematica, l'amore è più importante del denaro. Il protagonista ha un lavoro di successo ma non ama nessuno, giusto? No! Se non ama nessuno all'inizio stai solo dicendo che quando ti innamori puoi mettere in secondo piano altre cose. Per ottenere l'amore è più importante del denaro, dovresti mostrare un personaggio che è innamorato, ma sceglie di fare soldi e quando perde l'amore decide invece per quest'ultimo. Capisci cosa voglio dire? Capita a tutti, abbiamo la tentazione, e spesso nemmeno ce ne accorgiamo, di abbassare il nostro senso critico quando dobbiamo controllare che la nostra storia funzioni, così da risparmiarci altro lavoro. Ma sì, più o meno ci siamo. Preferiamo allargare le maglie del setaccio piuttosto che accettare che c'è troppa roba che non passa. Devo cambiare il protagonista? Riscrivere il finale? Ma siamo matti con tutta la fatica che ho fatto. Purtroppo per ottenere qualcosa di buono serve disciplina, fatica, lavoro. Lo sai, le cose che valgono sono sempre difficili da ottenere e la pigrizia non ha mai forgiato capolavori. Quindi cerca di allontanarti emotivamente da ciò che hai fatto e dall'idea e rimettici le mani per valutare tutto con obiettività, come se non fosse roba tua. Un sistema efficace per farlo è lasciar passare del tempo, magari un mese, e poi rileggere quello che hai messo insieme. Fidati di me, otterrai soddisfazioni molto molto più grandi così. Ma non riuscirai a sistemare le cose se non hai chiaro quale sia il rapporto tra declinazione tematica e fatal flaw. Ma non preoccuparti, perché la soluzione è in questo video qui. Buona scrittura e alla prossima.